Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono molto contenta che il video precedente, quello del creiamo insieme, vi è piaciuto e quindi penso che ne farò degli altri. E quindi io non vedo l'ora di sbirciare quello che ho combinato, speriamo che non ho fatto disastri. E quindi niente, vediamo subito le creazioni che ho fatto. E ho fatto anche i fiocchetti, non mi ricordo se ve li ho fatti vedere, con la resina che è rimasta, se non mi sbaglio, sì. E poi questi qua erano delle creazioni vecchie che, niente, già che scopriamo insieme. Quindi partiamo prima dalle cose, diciamo, più semplici, anche perché vedete se ne è già tipo staccato. Questa l'ho fatta per provare gli stampi che avevo fatto con la Sealand e poi erano usciti tipo un pochino strani nel bordo, quindi poi li ho risistemati. Quindi come sempre spero che riuscirete a vedere con questa fotocamera che fa veramente schifo. Ho ancora il telefono in assistenza perché se lo stesse chiedendo, ebbene sì, ahimè. Quindi niente, questo, ecco, vedete, l'ho sistemato per cercare di non far venire il solco che veniva e quindi tipo le creazioni venivano inclinate. Quindi niente, l'ho sistemato, diciamo, anche perché ho provato a farne un altro, però mi esce sempre con questo solco qui. Ho visto anche altre ragazze, riesce nello stesso modo, quindi mi sa che proprio forse non lo so, non spingo bene la Sealand. E poi quest'altro, sempre fatto per provare, vedete, ho sistemato qui in qualche modo e diciamo che comunque è uscito meglio. Ecco, tanto poi non ci importa se esce questa cosa, tanto poi noi ci mettiamo sopra una immaginetta e non si vede più niente, almeno è dritto. Poi andiamo a vedere questo. Allora, questo è lo stemma del Lecce. La mia squadra del cuore, nonché anche quella del mio fidanzato. Uno, due, tre. Che carino, che bello. Mi sa che devo fare creazioni con tipo le sfumature più spesso perché mi escono abbastanza bene ed è uscito bellissimo. Spero che gli piacerà anche a Fabio. Poi vediamo i fiocchetti che caccio tutti quanti fuori e vediamo su tutti insieme. E questo diciamo che è un po' un problema perché ne ho messa pochissima. Era proprio quella che era rimasta per ultima, quindi magari la lascio qui e ne metterò dell'altra. E questi sono i fiocchetti. Ok, vabbè, i soliti fiocchetti. Praticamente sapete che io li adoro e non mancano mai. Sono usciti un pochino trasparenti, ma non fa nulla. Devo vedere quando mi decido a iniziare a fare le cover con questi fiocchetti, visto che ne ho tantissimi. Questo nero è uscito non proprio bene perché diciamo che la resina si era già tipo indurita quando l'ho messo nello stampo, quindi è uscito un po' uno schifo. Questi li adoro e questo è bellissimo. Ok, poi vediamo una zampetta, anzi le vediamo tutte. Questa non sono riuscita a farla perché la resina non mi bastava. Che carina! Vabbè, lo smalto lo devo ripassare, però finalmente anche ho le zampette, sono meravigliose, bellissime. Anche questa mi ricorda un po' il Lecce come colori. Questa ho messo la resina bianca che era rimasta perché poi ci colo dopo con la prossima colata un'altra resina e per vedere insomma la differenza tra bellissima. Volevo vedere la differenza tra questa qui che con lo smalto e questa invece che con la resina. E quindi voglio vedere la differenza appunto come uscirà. Questa è uscita benissimo. Beh, devo ripassare un po' lo smalto, però è stupenda. E quindi le zampine sono approvate. E poi in ultimo vediamo queste. Che carina! Bellina! Che bella! Queste non le avevo mai fatte, sono bellissime. La farfallina. Che carina. Sono bellissime queste per delle calamite. Vanno bene. Questo è uscito un po' sottile. Mannaggia. Però, vabbè, non mi dispiace. Magari le devo colorare. Non so come, ma la colorerò. Che carina, questa è quella senza praticamente il colore, cioè senza la base fatta con lo smalto, perché volevo vedere come usciva e poi se riuscivo a colorarla io sopra. Forse, ah no, c'è l'altra, non l'avevo vista. Questa qui che
anche un'altra farfallina con altri colori e mi sa che devo colorare meglio questi perché non si vedono tanto. E poi perché vi mostro pure, se le trovo, vi mostro pure questo stampo che ho fatto nuovo. E praticamente sto iniziando a fare qualcosa per Natale ed è, l'ho fatto da una casetta che io feci l'anno scorso col Fimo. Guardate che carina. E quindi l'ho rifatto perché voglio fare le creazioni per Natale. Siccome non riesco a prendere gli stampi, che ormai è tardi, ho deciso di farmi da sola e quindi farò le cose in Fimo e poi farò gli stampi. E poi ho trovato dai cinesini questi cabochon molto carini, il gufetto così e la farfallina così, e quindi li ho utilizzati per farci gli stampi, così posso fare delle nuove creazioni in resina molto 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 carine. E quindi non vedo l'ora di provare questi nuovi stampi. Questa colata, diciamo che è un tema perenne, questo non c'entri, ha un tema comune che è il rosso, non so se l'avete notato, però è quasi tutto rosso tranne questo che è nero. E niente, queste sono le mie creazioni che abbiamo fatto insieme con voi nel precedente video, spero che vi siano piaciute. Fatemi sapere come sempre giù nei commenti qual è la vostra preferita. Vi mando un grosso bacio, mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi per non perdere tutti quanti gli altri video. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video, ciao! We'll be right back.